ho capito come va a finire questa intervista. Dovrebbe essere un'intervista che fa conoscere il lato buono dei freestyle, e invece finirà tutto in vacca perché c'è Bianconcini là dietro. Ma non doveva far conoscere il lato B, allora fresco, mi lascia i pantaloni. Fresco, no? Fresco di furto, Bianconcini. Sì. E l'altro uomo lì, lo speaker. Sì. Ha detto che stava buono, però erano tutti dei bastardi, adesso però si sono intimiditi perché no, sono stati dei teneroni. Ma il primo corrente non è il nostro speaker, è la meretrice della Dabu. Vabbè, sono tra quinti. E quindi, vabbè, poi dopo dietro c'è. Dietro c'è chi? C'è un russo. C'è un russo dietro. C'è un frutto gigante. Vedi anche verde, giallo. L'uomo di cera. Ma il contenuto tecnico di questa intervista quale deve? Cioè lo scopo, il contenuto, il senso, perché non si sta mettendo bene, non aiutate molto. Ma non aiutiamo molto, però questa qua è la Dabutto, una compagnia di amici. Sì, che teatranti. Vecchi teatranti. Salti in banca. E ci divertiamo e giriamo al mondo e ci possiamo rubare le cose. una delle tre caratteristiche fondamentali. Sì, perché comunque a giro ci rubano sempre tutto. Però comunque, a parte gli scherzi, beccati questa citazione culturale, voi ricordate i saltimbanchi di una volta che giravano? No, sì. Non è assolutamente questo, no? Sì, sì. A differenza che i saltimbanchi magari passavano delle notti dentro delle corti dei castelli, noi no. Ed erano loro che rubavano. Esatto. E andavano via. Voi nel vostro caso no. Sì. Ma di buono cosa avete, nel senso, a livello di orologi, videoregistratori, CD, lettori, cioè qualcosa di interessante che può essere per il pubblico che magari viene a vedervi e poi vi ciula la roba, cosa c'è di... Beh, gli orologi sicuramente... Gli orologi buoni? Ovviamente, quarto di miglio, sono ancora uno, gli altri siamo... No, ma facciamo marchette tranquillamente, senza difficoltà. Ah, vabbè, no, è un orologio bello, se non lo volete venire a rubare lo lascio sempre lì vicino al cambio. Poi cosa avete? Poi cosa avete? Non lo so. Sul cambio? Sì, direttamente sul cambio. Okay. Anzi, dico un'altra cosa. 3 anni fa mi hanno aperto il furgone per rubarmi dentro. Avevo un Rolex proprio messo dentro, sai, sul pomello del cambio. Sì. Non me l'hanno rubato. Perché sono... senza scatola le Rolex non vale. Scatola garanzia. Non farvi un caso. Lo dice anche. No. Poi ci sono liquidi, soldi, contanti. Pieno, guarda. La valigia Louis Vuitton finta? No, non è vera. Vera? Certo. Sentito? Ok. Ma si vede che c'ha il grano, vedi? Sì. Ma lui salta, mi diceva salto per noia. Non è una professione, per me, lo salto per assolutamente, noia. Assolutamente, no. Un po' come Bianconcini che non sa che cosa comprare. Sì, era indeciso tra un castello in Val d'Aosta invece o una tenuta sul Mar Lì. Meglio la tenuta. Sì. Sì, la tenuta. Sei altissimo sul castello, non rendi. Siamo un merle. Cioè, sai che c'è? La faccio. Tocchi col naso. E giro così. Non si può. Come giri fai vedere? Che intervista insulsa. È vero. Non ha reso nessun tipo di servizio, lo sai, cioè voglio dire, non siete né usciti bene voi, io men che meno. No, noi usciamo bene, cioè, siamo limpidi, chiari come l'acqua. Parlate di freestyle. Parliamo di freestyle motocross. Chiacchiere. È arrivata la voce della dall'oltretomba. Parlate di freestyle. Dai. Sì, dai. Siamo qui alla fiera di Roma, il freestyle motocross non è che sta andando molto c'è bene. C'è vento. Madonna, è il nostro peggior nemico. C'è da ridere. Ma no. Lui fa presto a parlare, sempre giù che parla con un microfono in bocca. Qui col vento gli è il suo è il suo peggior nemico, il vento, anche suo, perché io sì. Vento chi si mette la in bocca, quando c'è vento. Hai visto lo speaker c'è ufficiale? Vento. Lo speaker ufficiale della manifestazione come era rapito dai tuoi linguaggi, dalle tue scelte lessicali. Ha perso i capelli, visto. Cioè, che io inizio. Vabbè, fate il salto, fate saltate. E mettete in luce le vostre capacità tecniche, siete i rappresentanti dell'Italia al mondiale, cioè tutte robe. Certo, ma se ti fa cagare questa cosa smetti, perché poi no, si era distratto. No, mi sono distratto perché stavo pensando ad altro. Sì, no. Ma... se vuoi sto zitto io. No, ma fai delle domande più chiare e mirate. Si sta sciogliendo. ma che pretese hai? Ma hai visto com'è andato tutto? Sì, bene. Va bene, cioè sempre va così. Ah, ok, quindi questo è buono. Madonna, questo qua ci stiamo anche tenendo perché se questa è l'intervista più seria che Vanni abbia mai nessuno fatto. Nessuno non ha ancora estratto il pene, mi faceva segno lui. Questa è la cosa importante. Voglio dire, non e è già male. Sarebbe un punto di partenza. Si copre di più. No. Vabbè, no, toccati senza difficoltà nella mia vita. Sto così, dai. Se ti fa piacere. Chiudi, non ne posso più, veramente. Salutate almeno. Ciao. Anche loro due, sì. I damerini. Ciao! Veramente loro? Easy da galera, veramente. Ciao! Il russo, prendi il russo. Il russo, no, si è sciolto. Si è sciolto. C'è solo questo. L'hai visto? Era dietro così.